Benvenuti a una nuova puntata, una nuova edizione di Arte Rivista, notizie culturali da tutto il mondo. Culturali che cosa vuol dire? Che non si parla necessariamente di arte, ma si parla anche di spettacolo, di libri, di cinema e via dicendo, sempre, come sempre, oramai, insieme a Francesca Grazioli. Benvenuto Gabriele, benvenuti a tutti, buongiorno. Comincio Cominci io? Tu. Sì, comincio Dai. Io, andiamo subito a Firenze. Perché? Perché a Palazzo Strozzi ospita la collezione Guggenheim con la mostra bellissima da Kandinsky a Pollock, curata da Luca Massimo Berbero e in mostra fino al 24 luglio. Oltre 100 capolavori dell'arte europea e americana realizzati tra gli anni 20 e gli anni 60. Alcuni nomi: Marcel Duchamp, Man Ray, Pablo Picasso, Alberto Burri, Emilio Vedova, Lucio Fontana, Jackson Pollock. I dipinti esposti in mostra, che provengono dalle collezioni Guggenheim di New York e da altri prestigiosi musei internazionali, offrono incontri ravvicinati con artisti straordinari. Se Peggy Guggenheim negli anni 40 suscitava perplessità e l'arte che commissionava e collezionava non era ancora del tutto compresa e storicizzata, oggi invece si celebra per il grande servizio reso alla storia dell'arte. Una vita, la sua, dedicata alla ricerca della creatività più innovativa, ben raccontata nel documentario Peggy Guggenheim Art Addict, di cui andiamo volentieri a rivederci il trailer. Yes, maybe. What do these pictures mean to you, yourself? Oh, they've become more or less the most important part of my life. I can't imagine now living without them. She'd carved out a niche for herself, and she filled it, and she made it as a collector, and as a kind of collector that never quite existed before. She wanted this art as a mirror for her own strangeness. I think sex and art went absolutely hand in hand in her brain. She was talked about as such a slut for doing the same thing that all the men around her were doing. Peggy is a sort of model for the liberated woman. Peggy appealed to me because of her eccentricities. Just a wonderfully colorful family. The Guggenheims progressed from selling door to door to having these enormous fortunes. You must have been extremely shocked when your father died on the Titanic. Yes. She actually helped artists to leave Europe to the United States, so she very much saved artists. You could have wound up in a concentration camp. Yes, yes, I know that. She managed to put together one of the great collections of modern art for the almost laughable sum of $40,000. Some of these prices are subjective because they're so rare. You're talking billions, billions of dollars. My father showed with her, my mother showed with her. She was a big part of their lives in 1946, yeah, when I was three. I first met Jackson Pollock when he was working as a carpenter in my uncle's museum, so I rescued him from that. And how do you feel about walking down the ramp at the Guggenheim Museum and seeing your paintings in a completely different environment? Oh, my uncle's garage, yes. It looks like a garage, doesn't it? I think if he saw this now, he'd turn in his grave. I came to Venice, which I'd always adored, which had been my dream city. Did you feel it was a crazy life? Definitely, yes. It was all about art and love. Parliamo adesso di libri, come spesso facciamo nelle nostre edizioni. Il libro che vi proponiamo oggi è Giardini di carta di Evelyn Bloch Dano. La storia dell'uomo e forse della letteratura inizia in un giardino, quello dell'Eden, c'è scritto proprio nella prefazione. E per l'uomo il giardino è stato di volta in volta luogo di delizie, spazio di libertà, di protezione, nascondiglio per amare, specchio dei sentimenti più privati. In questo libro Evelyn Bloch Dano
Milano racconta fra storia, letteratura, scienza e mito il rigoglioso rapporto fra uomo e giardino, che è simbolo di bellezza e anche del segreto. Luigi Mascheroni ha molto, in maniera molto efficace raccontato questo libro, andiamolo a vedere insieme. Evelyne Bloch d'Anneau, Giardini di carta, da Rousseau a Modiano, ADD Editore. Difficile dire quale sia il testo fondatore della nostra cultura, però non è azzardato rispondere che possa essere quello biblico del Giardino dell'Eden. In fondo tutto inizia da lì. E se nel libro sacro per i cristiani, gli ebrei, il primo compito che Dio assegna all'uomo è quello di giardiniere, cioè di prendersi cura della bellezza del creato, qualcosa vorrà pur dire. Del resto, un antico proverbio cinese recita: la vita comincia quando si comincia il giardino. Questo per dire le infinite potenzialità di significato che il giardino ha per l'uomo. Prima di tutto, come luogo di piacere, il giardino dell'Eden e il giardino delle delizie. Poi, come luogo di protezione e nello stesso tempo di libertà. Poi come luogo erotico, mezza letteratura fa amare uomini e donne nei giardini e nei parchi. E infine come rifugio e specchio dei sentimenti più profondi. Scritto da Evelyne Bloch d'Anneau, intellò posizionatissima nel mondo culturale francese, Giardini di carta racconta il senso, la simbologia e i significati dei giardini coltivati e immaginati dall'uomo, tra storia e letteratura. Per quanto riguarda la storia, la prima citazione di un giardino la si trova in un racconto sumero del 3000 avanti Cristo, in cui il dio della fertilità, Enki, offre mele giganti e uva alla bella Utu, la seduce e poi la inonda del proprio seme. Poi verranno le coltivazioni dell'ortus romano, poi i giardini islamici che discendono dai paradisi. Tema che verrà approfondito dopo il nostro TG da Cristian Marinotti nella sua rubrica di approfondimento è un frequente dilemma dell'acquirente circa la corrispondenza tra l'opera e l'autore, quindi sulle opere false o erroneamente attribuite. È infatti noto che l'oggetto d'arte non ha un valore meramente oggettivo e materiale, in quanto a questo si somma un valore derivante dalla fama dell'artista e dalla rarità delle sue opere. E questo ha fatto sì che fin dall'antichità l'industria del falso si sia affermata. Si pensi ad esempio già alla falsificazione delle sculture greche in epoca romana. Quindi rimanete con noi dopo il TG perché ci sarà appunto un argomento molto interessante. E andiamo al cinema, parliamo di cinema adesso e parliamo della terza saga di Robert Langdon. Sai chi è Robert Langdon? Certo. Chi è? Non lo sai? No, vabbè, non lo sapevo neanche io. No, vabbè, era il protagonista del Codice da Vinci, che certo. Poi ha fatto anche Angeli e Demoni, e adesso l'ultimo film è Inferno, che tra parentesi, come vedete tra l'altro, sarà sempre interpretato ancora una volta da Tom Hanks per la regia di Ron Howard. Ed è molto interessante perché in questo capitolo della saga ci sarà molta Firenze, molta Italia e per l'occasione sono stati interpellati anche delle personalità importanti proprio in Italia, proprio dal punto di vista artistico, perché voi sapete che questo genere di film, come soprattutto vi ricordate il Codice da Vinci, sono sempre pieni di contraddizioni, di notizie vere o presunte, di rivisitazione della storia, per cui sono stati interrogati alcuni critici, primo fra tutti proprio Philip D'Averio come consulente. Andiamo a vedere il trailer del film. C'è un interruttore. Se lo azioni, metà della gente sulla Terra morirà.
Ma se non lo azioni, entro 100 anni la razza umana sarà estinta. Tu sei l'ultima speranza dell'umanità. Ti ho lasciato una via, sia pure la più impervia. L'inferno sarà alla fine. Zubrist. Miliardario americano. Ha detto che qualcuno doveva intervenire. Ha lasciato questa mappa. Che cosa sarebbe, un enigma? Cerca, trova. Zubrist ha creato un virus della peste. Se questa peste esiste, sai quanti governi la vorrebbero? E che farebbero per averla? Senza il professor Langdon, non troveremo il virus. Non fidarti di nessuno. Ci sono in gioco vite umane. Non so se sono dalla parte giusta. Prendetelo! Questo è il momento. Oggi è la nostra rinascita. Andiamo ora a una mostra che ha avuto luogo lo scorso weekend nello studio dell'artista e fotografo di food Renato Marcialis, ovvero Caravaggio in cucina. In occasione dei suoi 60 anni, Marcialis ha aperto le porte del suo studio a Milano per 3 giorni, esponendo 60 opere. Il progetto Caravaggio in cucina, che prosegue da 8 anni, porta una collezione di nature morte dove il soggetto è illuminato da vere e proprie pennellate luminose che fanno emergere dal buio le forme con effetti sorprendenti e senza l'ausilio della magia di Photoshop. Possiamo vedere magari qualche immagine insieme delle opere dell'artista. Eccolo qua. Dopodiché, ultima notizia della giornata, andiamo a Roma per ai mercati di Traiano, per l'esattezza, dove dal 12 maggio, quindi già cominciata, ma avete tempo fino al 20 di novembre addirittura, ci sarà questa mostra intitolata Made in Roma, mostra curata dalla direttrice del mercati di Traiano, ovvero Letizia Ungaro, e dal suo staff, che espone reperti eterogenei in modo da offrire un ampio ventaglio della realtà socio-economica di Roma antica. Noi tutti viviamo in un mondo fatto di grif, di moda, di segni, ma fondamentalmente questa interessantissima mostra va a ripescare quelle che erano le grif del passato. Il video dell'evento lo andiamo a vedere insieme perché è davvero interessante, e quando torneremo arriveremo ai saluti, perché ci siamo quasi, sì. Giusto? Rieccoci, ma giusto il tempo appunto per salutarvi. Ci vediamo alla prossima edizione. E più tardi con Cristian Marinotti.